Il no alle mafie parte dagli studenti. Nella settimana del trentennale della strage di Capaci è stata esposta oggi a Chieti la teca che custodisce resti della Fiat Croma su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone. Si tratta della Quarto Savona 15, ovvero la sigla attribuita alla vettura all'epoca per i collegamenti radio con la sala operativa della Polizia di Stato. La teca è in Piazza Vico, il programma della giornata organizzata dal questore di Chieti Francesco De Cicco, d'intesa con il premio nazionale Paolo Borsellino e con il contributo del prefetto di Chieti Forgione e del sindaco Ferrara. Lo scoprimento della teca della Quarto Savona 15 e la successiva benedizione da parte dell'arcivescovo Monsignor Bruno Forte, poi il dibattito con gli studenti. Tre relatori: Luigi Savina, presidente del premio Borsellino, già capo della squadra mobile di Palermo. È stato lui ad arrestare il 20 maggio del 1996 alla periferia di Agrigento Giovanni Brusca, l'uomo che il 23 maggio del 1992 spinse il bottone del telecomando che fece saltare in aria Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Quindi un arresto importante perché ci si arrivava dopo anni, perché prendere un latitante, che era latitante da alcuni anni, significa la risposta efficiente dello Stato e quindi un passo importante preceduto e seguito da altri passi importanti, a simboleggiare che l'attacco stragista realizzato da Cosa Nostra ha trovato una risposta ferma che ha portato alla sconfitta almeno di quella Cosa Nostra. Suo marito e lei parlavate del lavoro, della vocazione di suo marito? Sapevamo, non c'era bisogno di parlare. Mio marito aveva deciso di scortare l'uomo più a rischio d'Italia. Lo faceva con passione, con il senso del dovere. Questa passione e questa importanza di scortare il dottor Falcone l'ha trasmessa a me perché, insomma, abbiamo capito l'importanza di proteggere il dottor Falcone. Quegli uomini volevano il cambiamento e quindi è chiaro che io sono sempre stata orgogliosa del lavoro e della scelta che aveva fatto mio marito. Signor Questore, cosa dirà agli studenti presenti? Beh, come dicevo prima, bisogna ricominciare dagli studenti e bisogna dir loro che la mafia è ancora un problema esistente e non soltanto nelle regioni dell'Italia meridionale, come eravamo abituati a credere, ma si è estesa un po' in tutto il territorio e anche all'estero. E non è un problema soltanto delle forze dell'ordine, è un problema di cultura e di mentalità.